Buongiorno a tutti, oggi vi propongo un appartamento che si trova a Milano e più precisamente Piazzale Lotto, quindi è comoda con i mezzi, quindi hai metropolitana lilla e metropolitana rossa e la macchina puoi anche non utilizzarla se lavori a Milano. Si tratta di un appartamento di 250 metri quadrati, quindi è molto grande. Ok, allora qua siamo all'ingresso, viene dato parzialmente arredato, questo qua è il corridoio, ci troviamo direttamente qua in un bel salone grande illuminato da due finestre che danno su Piazzale Lotto. Ok, lì vedete in fondo il camino, perfetto. Adesso apriamo un attimo le finestre. Allora, rumore non se ne sente perché ci sono i doppi vetri. Ecco, sentite qua il rumore che delle macchine che circolano nella piazza. Qui sotto vedete la metropolitana lilla, un po' più in fondo c'è quella rossa. Perfetto, adesso chiudiamo. Ok, andiamo a dare un'occhiata alla sala da pranzo. Sala da pranzo che è questa, che è una bella sala da pranzo grande. Qua come vedete c'è tutto marmo, ad eccezione del ovviamente del corridoio che è fatto in legno. Perfetto. Allora, ritornando in corridoio, andiamo a vedere com'è che è composta la cucina. La cucina non è una cucina abitabile perché, vabbè, qua la sala da pranzo, la cucina è stata completamente ristrutturata. Ok, c'è uno dei quattro bagni, perché questa casa qua ha quattro bagni, questo è un po' un locale lavanderia. Ok, qua abbiamo le termovalvole. Allora, la palazzina non è una palazzina molto grande, ci sono pochi appartamenti e i piani sono due, questo qua è un secondo e ultimo piano. Perfetto, adesso andiamo a vedere una delle quattro camere da letto, ovvero questa qua è un po' da utilizzare secondo me come jolly, perché confina sia con la zona giorno che con la zona notte, quindi magari io la potrei utilizzare anche come studiolo. Questo qua è un altro bagno dove c'è soltanto la doccia con un lavandino, lì un balcone con le inferriate, perfetto. Questo qua è un armadio a muro. Ok, allora adesso andiamo a vedere la zona notte. Qua ritorniamo sul salone. Ah, ecco, dimenticavo, questo qua è uno di quegli armadi che una volta stavano nelle farmacie. Perfetto, andiamo a dare un'occhiata alla zona notte. Vabbè, qua sono tre camere da letto matrimoniali, sono delle piazze d'armi. Vabbè, anche loro illuminate, hanno due finestre, poi c'è l'aria condizionata. Ok, poi queste, dove ci sono queste finestre ci sono delle fioriere, quindi se uno ha il pollice verde può mettere tranquillamente dei fiori. Perfetto. E poi ecco, c'è anche da tener conto di una cosa, che lo spazio è molto aperto, non ci sono case vicino, quindi è anche molto luminoso. Ecco, questo qua è uno dei due bagni più grosso, ovvero hai la vasca più la doccia, che è questa. Ce ne sono due che sono identici, questo qua è uno dei due. Perfetto, andiamo a dare un'occhiata all'altra camera da letto, che anche lei è più piccola, però anche lei è matrimoniale. Ecco, dimenticavo una cosa, le porte finestre del soggiorno hanno l'apertura automatizzata, l'apertura elettrica, mentre invece quelle della zona notte, visto che sono delle finestre piccole, le tapparelle hai l'apertura con la corda. Ok, diamo un'occhiata all'ultima camera da letto, che questa qua è, anche lei è matrimoniale, c'è un balcone. Perfetto. Ok,
qua vedete in alto che c'è lo split dell'aria condizionata, ecco, e da qua ritorniamo in quella cameretta che fa da jolly, che si potrebbe utilizzare anche come studio. Perfetto, adesso ritorniamo all'ingresso, perfetto, e adesso andiamo a dare un'occhiata ancora al salone, che è un bel salone doppio ed è molto luminoso, quindi un bel salone prestigioso dove uno può tenerci i suoi mobili, se anche dei mobili grandi.